questo libro vi parlerò invece non del libro, ma dell'autore, il quale è un pazzo, innamorato dei Rolling Stones, che ha veramente milioni di aneddoti da raccontare, da quando si imbucava nelle feste, nei party dei Rolling Stones, facendo finta di essere un cameriere, o addirittura quando aspettava Mick Jagger fuori dall'appartamento di Mick, ma seduto su una panchina e con uno specchietto retrovisore per vedere quando usciva Mick Jagger senza farsi notare. Insomma, uno che poi è riuscito addirittura a diventare quello che si è occupato dell'archivio dei concerti e delle tournée per il sito ufficiale del Rolling Stone. Insomma, chapeau. Un grande libro da leggere e soprattutto un grande saluto a Massimo Bonanno. Raccontato in un minuto.